Ciao, voglio parlare in questo video dell'ipnosi energetica sciamanica per purificare il karma. Di cosa si tratta? Beh, intanto l'ipnosi è uno stato di coscienza naturale, cioè connaturato nell'essere umano, che tutti noi possiamo sperimentare ed è uno stato di coscienza, nel quale possiamo fare delle cose che normalmente non faremmo e, possiamo, non fare delle cose che normalmente faremmo, quindi modificare i nostri comportamenti, fondamentalmente. È uno stato di coscienza che tutti noi possiamo raggiungere attraverso delle semplici tecniche o che comunque raggiungiamo naturalmente negli stati ipnagogici naturali, come ad esempio l'addormentamento e il risveglio. Gli sciamani utilizzano questi stati alterati, tra virgolette, nel senso diversi di coscienza, per andare a purificare il corpo sottile, l'anima, da eventi karmici negativi. Il karma sono le azioni che noi abbiamo fatto da vite senza tempo, senza inizio, da un tempo senza inizio. Sono azioni che determinano ciò che andiamo a sperimentare. Infatti noi non possiamo sperimentare nulla di cui non abbiamo piantato i semi, cioè attraverso le azioni, le cause attraverso le azioni che abbiamo fatto. E ovviamente se ci sono dei semi negativi, cioè che si tradurranno con sensazioni negative, quando si manifesteranno le condizioni esterne o le condizioni in generale, questi semi matureranno e avremo della sofferenza. Per eliminare questo, gli sciamani utilizzano appunto la purificazione del karma. E come si effettua tutto questo? Bene, si deve entrare prima in uno stato di coscienza di ipnosi. Chi è in grado di farlo con la meditazione, però il modo migliore è quello di sfruttare l'addormentamento per riuscire a risvegliarsi nel sogno. Ora, se non riusciamo a risvegliarci nel sogno e essere consapevoli che stiamo sognando, si può usare il semplice trucco di mettere una sveglia, magari con un suono o due, nel cuore della notte che non ci sveglia completamente, ma ci dà quel barlume di coscienza che ci fa entrare, ci fa rendere conto di essere dentro un sogno. È ovvio che questo richiede un allenamento, magari servono diverse volte prima di riuscire a essere consapevoli di vivere un sogno. Nel momento in cui siamo consapevoli di vivere un sogno, ecco lì che siamo a posto, possiamo interagire a livello energetico per purificare il karma negativo. E come si può fare? Beh, gli sciamani ad esempio si visualizzavano come animali di potenza, il lupo, l'aquila, il falco, ma noi possiamo, la cosa migliore, visualizzarci come esseri puri, esseri di energia. E una volta che ci visualizziamo all'interno del sogno in questo modo, dobbiamo avere un'intenzione cosciente all'interno del sogno di beneficio per tutti gli esseri senzienti. Quindi possiamo immaginare dei raggi di luce ed energia che partono dal nostro cuore, vanno in tutte le direzioni, a tutti gli esseri senzienti, dando quello di cui hanno bisogno. Sete per gli assetati, cibo, acqua per gli assetati, cibo per gli affamati, compagnia per chi si sente solo. Insomma, dobbiamo dare ciò di cui le persone hanno bisogno. Quindi l'intenzione deve essere quella di desiderare la felicità. E questi raggi di luce e di energia, partendo dal nostro cuore, vanno al cuore, il centro, il chakra del cuore di tutti gli esseri senzienti e poi ritornano. Questa semplice pratica va a purificare il karma negativo, perché per purificare il karma negativo dobbiamo fare delle azioni opposte, quindi delle azioni con intenzione positiva. E questa azione fatta a questo livello di coscienza, a questo stato di coscienza molto profondo, genera veramente un'intenzione molto profonda, per cui si purifica rapidamente il karma e si evitano quindi di sperimentare situazioni di sofferenza. Per questo video è tutto, chi si iscrive al canale avrà la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Ricordo inoltre che è partito un nuovo servizio, per chi volesse iscriversi a questo club ristretto di partecipanti tra gli iscritti, ad un gruppo su WhatsApp, con la finalità di che cosa? Di avere uno scambio di informazioni da parte mia, attraverso video, anche attraverso un evento live, non so quando. E diciamo, chi si iscrive deve avere l'intenzione, la volontà di divulgare il canale, di far crescere il canale, quindi divulgarlo attraverso il passaparola, attraverso i contatti sui social, Facebook, quello che è, in modo tale che se arrivi presto al numero di iscritti di 30.000, 40.000, 50.000, quello che è, per divulgare insomma questo messaggio, se uno ovviamente ritiene il canale un canale interessante. Quindi chi fosse interessato mi mandi un messaggio su WhatsApp al numero 333
15 11 703. Ciao a tutti.